Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Signor Weston, il dottore la visiterà ora. L'infermiera riattaccò il citofono. Anche se Sam era molto nervoso, iniziò a ridere al fatto che l'infermiera l'avesse chiamato signore. Quello era il nome di suo padre. Era il 31 ottobre 1973 e Sam Weston, all'età di 9 anni, si trovava in ospedale sul punto di sostenere un'operazione chirurgica. Le sue tonsille dovevano essere rimosse. Seguì i suoi genitori fino all'ufficio del dottore nel retro dell'ospedale. «Perfetto, figliolo», disse il dottore. «Ops, errore mio. Mi è stato detto che un bambino di 9 anni sarebbe venuto qui per la chirurgia. Sei grosso quanto me». Sam rise. «Ho 9 anni». Trovò divertente il fatto che l'intero ospedale pensasse che fosse un adulto. Il dottore controllò gli appunti. «Ah, chirurgia alle tonsille? È questo quello di cui eri spaventato secondo i tuoi genitori?» «Lasciami dire una cosa, signor Weston. La chirurgia alle tonsille non è per nulla spaventosa. Farà male solo per un istante. Sei mai caduto in ginocchio?» Sam annuì. «Bene, più o meno è doloroso quanto quello. Mi rimossero le tonsille alla tua stessa età. Nulla di cui spaventarsi». Sam si sentì leggermente meglio. «Oh, sembra che abbiamo delle novità. Non ci sono gli strumenti per il tuo caso specifico. Li abbiamo venduti per acquistare altri strumenti, nuovi e migliorati. Ma non sono ancora arrivati. Dovremmo lasciare Sam qui per la notte e nel frattempo prelevare l'attrezzatura dall'ospedale a Memphis. Quando arriveranno eseguiremo l'operazione. Probabilmente sarà addormentato al momento, quindi non significherà alcun dolore». Sam si sedette in silenzio mentre i suoi genitori apprendevano tutti i dettagli. Portarono Sam nella sua camera e raggiunsero la sala d'attesa, dove sarebbero rimasti fino al termine dell'operazione. L'infermiera aiutò Sam ad entrare nel letto e gli portò un succo. Guardò verso destra e vide un altro ragazzino. «Ciao, sono Sam, ma puoi chiamarmi Sammy?» Il ragazzo non si mosse di un millimetro. Quindi Sam lanciò uno sguardo all'infermiera, alla ricerca di informazioni. Lei gli sussurrò: «Tommy è molto turbato. Ha un importante intervento chirurgico domani». Notò l'interesse di Sam e sussurrò ancora più fievolmente: «Devono tagliargli il piede». «Non mi chiamo Tommy». L'infermiera sembrò rattristata. Passò qualche minuto. Sam intanto stava disegnando nel suo quaderno da disegno. Le infermiere se n'erano andate in modo che potesse dormire. Tommy osservò Sam. Il suo sguardo cade su un fumetto appoggiato sul letto di Sam. «Spider-Man è il mio preferito». «Anche il mio». Sam provò a sparare una ragnatela verso la faccia di Tommy. Lui lo guardò. «Per quale motivo sei qui?» «Tonsille». «Fortunato». E con quello Tommy si voltò. Passarono diversi minuti in completo silenzio, che venne rotto da Tommy. «Ti piace dormire?» Al contrario di altri ragazzi, Sam amava dormire. Pensava che prima avesse dormito, prima avrebbe potuto giocare il giorno dopo. «Sì, mia mamma cerca di svegliarmi per la scuola, ma non riesco nemmeno a sentirla. Dice sempre che potrei dormire nel mezzo di un terremoto». Tommy spense le luci e si voltò dall'altra parte. Sam afferrò il suo suggerimento. Sam ebbe un incubo quella notte. Sognò di stare cadendo all'interno di un enorme buco e poi toccare il fondo. Le sue gambe si ruppero nell'impatto e si trovò istantaneamente nel letto dell'ospedale. «Dobbiamo tagliarlo». «Mi dispiace, Sammy. Signor Weston, il dottore la ucciderà ora». Vide quindi un ragazzino con una cartella in mano. Il ragazzino prese gli appunti al termine del letto di Sam e li pose sul suo, scambiandoli. Sam si spaventò per un attimo e urlò. Si svegliò. Tutto un sogno. Tommy sembrava addormentato. Sam tornò a dormire. «Veloce, abbiamo bisogno di anestetizzare questo ragazzo». Sam si svegliò. Lo stavano trascinando di fretta attraverso il corridoio dell'ospedale. Le luci lampeggiavano sopra di lui. Sam guardò i chirurghi che non aveva mai visto prima.
realizzò che sì, stavano per rimuovere le sue tonsille. I suoi genitori dissero che avrebbe potuto mangiare il gelato dopo. Sam pensò a cosa avrebbe dovuto aspettarsi quando un chirurgo apre spingendo la porta di una camera con una sedia al suo interno. «Ok, Tommy, metti questa maschera, ti aiuterà ad addormentarti». Sam rimase scioccato. «Il mio nome non è Tommy, è Sam». Un chirurgo controllò la cartella. «Qui c'è scritto Tommy, figliolo». Aveva ragione. Sam guardò verso il basso, fino a notare il nome Tommy Whitton. «Non mi chiamo Tommy, mi chiamo Sam». «Sì, dicevano che avresti detto questo». Il chirurgo mise la maschera a Sam. Sam cominciò ad agitarsi, le sue urla divennero silenziose mentre la maschera lo rendeva assonnato. Lanciò un ultimo sguardo verso il corridoio. Tommy era in piedi, fuori dalla porta sorridente. Sam pianse addormentandosi.